formulazione o il non viene posto così come riformulato e viene posto ai voti col parere contrario del relatore e del governo, a meno che non ci sia da parte del relatore e del governo un'ulteriore proposta che, come noto, spetta soltanto al relatore e al governo. Prego, onorevole relatore. Presidente, chiediamo allora l'accantonamento di questa riformulazione dal momento che è stata votata all'unanimità in Commissione Giustizia. Bene, allora onorevole Mattiello, però se accantoniamo il 13.25 bindi, di conserva sono accantonati il 13.3 nuti, il 13.4 nuti e il 13.5 nuti. Quindi questi sono accantonati. Passiamo al 13.6 nuti. Prego, onorevole Nuti. Grazie Presidente. Colleghi, questo emendamento è molto importante, riguarda le incompatibilità. Cosa accade al momento? Al momento quello che è lo scandalo Saguto a Palermo vede l'amministratore giudiziario nominare il giudice nominare l'amministratore giudiziario. L'amministratore giudiziario può, per gestire le aziende che gli vengono affidate, nominare dei collaboratori, dei coadiutori. Ebbene, a Palermo capitava che l'amministratore giudiziario nominava il marito del giudice, il figlio del giudice. Perché? Perché non c'è una norma che impedisce queste nomine. Quindi l'amministratore giudiziario può continuare a farsi aiutare per gestire le aziende che vengono sequestrate, può nominare il marito del giudice che a sua volta ha nominato l'amministratore. Questo ha creato quella che nei giornali è stata definita una cupola. Ora, io non so se si può definire una cupola, però Presidente, quello che accadeva è che noi come Stato sequestravamo i beni a Cosa Nostra e poi venivano gestiti da alcuni come fossero cosa loro. Allora signori, noi dobbiamo decidere se queste incompatibilità le vogliamo, se vogliamo risolvere una grossa parte dello scandalo Saguto che c'è stato a Palermo, dove ovviamente ci sono stati altri reati, come la corruzione che non manca mai in questo paese, o se vogliamo continuare con questo sistema. Non si può pensare di rimandare questa norma, non si può pensare di metterla in un altro provvedimento, Presidente. Questa norma va inserita ora, perché tantissime aziende hanno visto i propri fatturati azzerati, hanno visto amministratori giudiziari che piazzavano parenti del giudice e poi queste amministrazioni, perché magari i parenti del giudice non erano in grado di gestire, in quanto probabilmente raccomandati di basso livello, non erano in grado di gestire queste aziende e che quindi hanno visto perdere i posti di lavoro e ovviamente il fallimento e la chiusura di queste aziende. A questo quindi non possiamo che chiedere un voto favorevole se si vuole veramente affrontare lo scandalo che è stato anche ricordato da tutti, da Forza Italia, al PD, a SEL, la Lega Nord non era presente, però se vogliamo veramente risolvere lo scandalo che è stato raccontato anche in discussione generale e da mesi viene raccontato nella stampa per quello che è stato lo scandalo Saguto a Palermo, allora dobbiamo approvare questo emendamento. L'incompatibilità dei soggetti che aiutano l'amministratore giudiziario è fondamentale. Non è possibile permettere ancora questo. Per risolvere, per mettere una toppa alla legge, il tribunale, il presidente del tribunale Fontana, qualche settimana fa ha emanato una circolare per impedire che venissero nominati parenti dei giudici, addirittura parenti dei cancellieri. Perché dice lei questo? Mi chiederà. Perché addirittura capitava in questa rete gigantesca
che addirittura venivano piazzati in queste aziende sequestrate, in questa sorta di sistema piovra, venivano piazzati anche i figli dei cancellieri del Tribunale. Quindi abbiamo vari soggetti del Tribunale che vengono piazzati dall'amministratore, il quale viene nominato dal giudice. E questi soggetti possono essere anche parenti del giudice che ha nominato l'amministratore. Sembra assurdo, però è accaduto. E allora vi chiedo di approvare questo emendamento per inserire questa incompatibilità. Non è possibile utilizzare la scusa di inserire questo in un altro provvedimento, non è possibile trasformare questo in ordine del giorno, va approvato ora. Da mesi non si parla d'altro a Palermo e in Sicilia. È scandaloso che nonostante tanti di voi si sono sorpresi per questo scempio, non sono intervenuti al riguardo e non hanno neanche presentato emendamenti al riguardo, Presidente. Questa è la verità. Tutti zitti senza risolvere questo scempio. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare a titolo personale l'onorevole Sarti, ne ha facoltà. No, allora, io ho una serie di iscritti a parlare a titolo personale, quindi ditemi voi allora chi. Ho iscritto a parlare l'onorevole Dell'Orco. Un attimo. Onorevole Sarti, mi dica, io ho degli iscritti a parlare a titolo personale. Chiedo se può intervenire prima la Presidente Ferranti, perché... Ha chiesto di intervenire la Presidente Ferranti? Ah, non l'avevo vista, le chiedo scusa, onorevole Sarti. Prego, onorevole Ferranti. Magari, forse... Non sapevo che c'erano una serie di elenchi di iscritti a parlare. Ma io non l'avevo proprio vista, mi scusi. E quindi, Presidente, no, ma infatti non ho insistito perché forse era bene sentire tutti. Io però mi preme rappresentare questo, che la Commissione nel Comitato di 9 ha valutato questo emendamento, i proponenti lo sanno. Ovviamente il principio di una ulteriore moralizzazione, perché sappiamo poi che queste devianze rappresentano reati e illeciti disciplinari, tanto è vero che nel caso di specie c'è stata anche la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, quindi parliamo sempre di devianze criminali in qualche modo, no?